Trentesima settimana, tempo ordinario, anno pari, giovedì. Rafforzarsi nel Signore e in Gesù che noi riceviamo tutta la forza di Dio. E San Paolo ne parla ai cristiani di Efeso, dicendo che bisogna armarsi dell'armatura di Dio. Certo, Paolo conosceva il soldato romano, ma lui pensa solo al regno di Dio, a questa battaglia che non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze dell'aria, i dominatori di questo mondo tenebroso, gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Ha la consapevolezza di una grande battaglia. Allora, qual è l'armatura del cristiano? L'armatura di Dio, perché sia forte il seguace di Cristo e possa restare saldo dopo aver superato tutte le prove. La forza di propagare il Vangelo della pace, lo scudo della fede per spegnere tutte le frecce infuocate del maligno, portare l'elmo della salvezza, prendere in mano la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E pregare sempre, supplicare il Signore nello Spirito Santo e vegliare così, pregare per tutti i santi. E San Paolo si prenota per questa preghiera, affinché quando io apro la bocca possa annunciare la parola di Dio con franchezza, il mistero del Vangelo, perché io sono ambasciatore anche se in catene. La Chiesa ci fa pregare così: benedetto il Signore, mia roccia. Quando l'armatura di Dio, la forza del Signore in noi siamo dentro il rifugio, la roccia di Dio. Dio è il nostro sostegno. Gesù ha dovuto sopportare una grande battaglia. Alcuni farisei, dice l'Evangelista Luca al capitolo 13, si avvicinarono a Gesù per dirgli: parti, va via da qui, perché Erode ti vuole uccidere. Certo, Erode voleva già giungere a questo. E Gesù dà una risposta agli uni e all'altro. Lo chiama volpe. Andate a dire a quella volpe che io caccio i demoni, compio guarigioni, oggi, domani e terzo giorno. La mia opera deve essere compiuta. E poi parla anche a loro, ai farisei: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, lapidi quelli che sono stati mandati a te. Gesù si presenta come colui che raccoglie intorno a sé i pulcini come la buona chioccia, ma non avete voluto. Solo quando pronuncerete queste parole, benedetto colui che viene nel nome del Signore, allora ritroverete la via della salvezza, la via del Messia. Accogliamo il Signore come Maria. Lei è piena di divina accoglienza. Accoglie completamente il progetto di Dio. Il progetto di Dio è Gesù in lei, il Figlio di Dio in lei. Così la Chiesa, Maria fatta Chiesa.